capito che... Okay, calmo, Ciro, Ciro! Con gli oggetti più piccoli l'arma si ricarica più in fretta. Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore Fortu, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora ogni acquisto che farete mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Boys, hanno aggiunto una nuova arma su Fortnite, è questa qui. In italiano il suo nome è riciclatore, anche se il nome inglese è più figo, che è il recycler. L'arma la farò vedere come si deve all'interno del video, vi dico solo che è tipo un cannone che spara proiettili parabolici che possono essere riottenuti distruggendo alcuni oggetti proprio con l'arma. Non vi voglio dire altre cose, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e soprattutto di attivare la campanellina. E io vi lascio ai game. Allora, voglio essere sincero con voi, almeno nell'attuale stato delle cose non mi sono informato molto sulla nuova arma. Volevo giusto andare in game, fare un paio di kill e vedere se riuscivo a trovarla. Ho deciso di andare a The Spire, così magari ci mettiamo al sicuro prendendo subito il fucile a pompa mitico del boss. Ah, l'ho trovato subito? Pensavo fosse più complicato da fare. Allora, il nome in inglese è The Recycler, ok? The Recycler, in realtà, scusate. Vabbè, il boss ce lo eliminiamo dopo. Ora però vorrei vedere quanto danno fa invece la nuova arma, insomma, che è la novità maggiore. Allora, per cercare di comprendere un attimo il danno che fa quest'arma, proviamo a utilizzare proprio il boss come cavia, fondamentalmente. Cavolo, eccolo. 75... 75 e 75, ok, contro il boss fa 75. Ok, eliminato il boss, ci prendiamo la sua arma e ce ne andiamo. Ora, da quanto ho capito, per recuperare munizioni bisogna rompere tipo dei muri o comunque degli oggetti in generale. Come potete vedere, ogni volta che rompo qualcosa ritorna una munizione all'interno del nostro cannone. Il massimo è 3, poi ovviamente finisce. Però mi farebbe piacere utilizzarlo contro un nemico. Cioè, lo vorrei provare contro un nemico, insomma. Ad essere sincero, pensavo fosse più difficile da trovare. Forse siamo stati anche noi che abbiamo avuto fortuna che l'abbiamo trovato come primissima arma. Calmo, Ciro, Ciro! Ciro, devi stare calmo. Con gli oggetti più piccoli l'arma si ricarica più in fretta. Quindi in realtà conviene magari utilizzare barili di questo tipo, perché si rompono molto più velocemente e ricarichi l'arma. Anche se, voglio provare una cosa ragazzi, se io sparassi un colpo a caso e volessi ricaricare con il mio muro... Ok, con un mio muro non si può fare, ok, ok. Va bene, ha senso, ha senso. Altrimenti credo che veramente si sarebbe potuto farmare munizioni all'infinito. Ok, ce n'è uno lì. Se non mi vede io, raga, vado direttamente con la nuova arma. Mi ha visto però, credo. No, ok. Provo. Il problema è che... colpito, ok. Attenzione. Questo tipo lo vedo piuttosto aggressivo. E tra l'altro ne sta arrivando anche un altro. Ha eliminato questo qui. Prendiamoci velocemente la sua roba e andiamocene. Volendo, se io ricominciassi un attimo a distruggere questa roccia, per esempio, no? E poi utilizzassi questo, comunque mi farebbe ricaricare. Perfetto, allora ha più senso fare così magari. Così mi faccio comunque i materiali, però poi mi ricarico anche il mio cannone. Aia, questo non è una bella notizia. Lì si stanno fightando, vorrei fare in fretta. Solo che non mi fa mirare, giustamente. Non è che lo apprezzi troppo. Poverino. No, mi stanno sparando da più lati. GG. Ok, stavolta ho provato ad andare ad Holy Edgestone, magari ci porta più fortuna di prima. Ho fatto un altro paio di game intanto e il recycler, ragazzi, l'ho trovato, che in realtà nella traduzione italiana è il riciclatore, letteralmente. È un nome un po' bruttino, però ha senso, ha senso. Solo che, raga, ok, l'abbiamo già trovato e questa cosa mi fa molto piacere. È molto difficile da usare perché ha un range veramente basso. Cioè fa un danno ad aria, raga, che fa molto schifo, se posso dire. Cioè se riesco ora, per esempio, a colpire quel tizio, non ci riuscirò mai, vi faccio vedere. Cioè... cioè, veramente, raga, è ridicolo. Ma è un bot? Io non capisco. Sono molto confuso dai suoi atteggiamenti. Un colpo di recycler? No, non gli andrà mai addosso, raga, è scandaloso. Ragazzi, se non lo colpisco non fa danno. Ma che cos'è? Dai, è scandalosa sta cosa. Oh, dai. Cioè, dovete colpirlo proprio sul corpo per fargli danno. È molto scarso sto coso, cavolo. Cioè, non ha un minimo di danno d'aria. Almeno, cioè, si può ricaricare così, ma ci mancherebbe prendesse proiettili normali. Ok, questa è la versione addirittura epica. Vediamo se fa più danno, perché, raga, sincero, quello che abbiamo trovato fino ad ora è molto deludente. E di fronte si stanno fightando con il lanciarazzi. Io vado là col riciclatore, che piglia monnezza da terra e la usa. E loro utilizzano il lanciarazzi. Stonks. Facciamo un attimo andare i ragazzi, con calma. Facciamoli fightare, io vedo se questo lo riesco a prendere al volo. Cioè, raga, veramente... io non so più che fare con sto coso. Quest'arma non mi sta convincendo molto. Giuro che ho perso perché sto giocando chill. Sul tetto non c'è nessuno. Ma solo a me dopo l'ultimo aggiornamento sembra che, almeno apparentemente, laghi un po'.
non lo so, sembra che ci sia un lag un po' a caso. Cavolo, ho aggrato il boss, ne sono convinto, perché sento che si è un po' incazzato. Ma lì sta un tizio. Sì, sì, sta decisamente laggando e non sono io. Sta un tizio qua, l'ho visto fino a un secondo fa, dove è andato? Ok, è andata bene. Cioè, ma il boss ancora che mi sta addosso, basta. Voglio ritrovare l'arma di prima, ragazzi, perché io ripeto, secondo me siamo stati molto fortunati, perché oltre alla prima chest poi non l'abbiamo più ritrovata e sinceramente ho seri dubbi che si possa craftare in qualche modo. Cavolo, che fortuna che sto avendo però, eh. Due primal shotgun epici non sono da poco. Ok, un nemico che sta massacrando il boss, tipo. Sorry, dude. Ti è andato male, man. Scusami. Concludiamo quello che lui ha iniziato contro il boss. Ah no, c'è qualcun altro ancora. Si sta curando. GG, dude. Una bella clappata gliela facciamo? Gliela facciamo. Ok, dove? Al cespuglio, credo. Ok, il tizio è lì. 36. Non lo elimino giusto per pietà. Volevo solo avvicinarmici. Ma cavolo, sei messo malaccio, brother. Ok, poverino. Dai, l'arma è qui sicuro? Ok, nulla. Nulla anche qui. E qui, niente. Ma quante pozze grandi ho trovato? È veramente così rara sta arma? Ok, fight davanti. Mi sono messo un po' in pericolo per far sta cosa. Però secondo me qui dentro ci sta un tizio bello che è menato. Che in realtà si sta fa il giro. Dovrebbe uscire tipo da qui. E infatti. Perfetto. Bella, frate. Niente. SMG. Vabbè, carino però. Cavolo, si stanno fightando. Grazie. Quell'altro intanto sta scappando perché sta inseguendo un altro tipo. Fermati! Fermati! Io sto letteralmente fightando a caso gente e aiutando quelli che stanno più in difficoltà. Mo per esempio il tizio che stavo eliminando prima sta in low ground e quindi devo andare a pushare quest'altro. Cavolo, mi stanno pushando in più persone? Eh sì 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 sì. Calmi un attimo. Ok, quello che c'aveva. Mi pare niente che mi interessi. Modifiche. Cadi. Che è una cosa molto più intelligente da fare. Io sta gente che cade non la capisco, raga, davvero. Sono confusissimo. Vabbè, io ricarico. Tu sali, anzi, mo ti faccio cadere. Ah, ok, e neanche lui aveva nulla. Sto cominciando a sospettare che quest'arma potrebbe essere scarsa e quindi nessuno la raccoglie. Perché, cavolo, è arrivato in endgame. Ero sicuro di trovarla, una certa. Che questo qui manco c'aveva nulla. C'aveva lo scar oro, ma non c'aveva la nuova arma. Ma che è? È davvero così lercia? Bro, bro, calmo, tranquillo, tranquillo. Non succede nulla se mi fai prendere la struttura. Te l'assicuro, tranquillo. Oh, cavolo. Questo sta guerrito, no, questo è guerritissimo. GG. È un uno contro uno. È ripperotti, guys. Mi sa che a sto tizio è andata male. Però per sfizio voglio andargli vicino e vedere che loot aveva. Perché sto tizio, se veramente se ne esce, chi ha l'arma che dicevo io, ne incazzo, eh. Non ce l'aveva? No, ok, no. Ok, va bene. Allora, ok. Quindi, ragazzi, l'avete visto? Diciamo che questo recycler non è l'arma più forte che ci sia su Fortnite. Probabilmente è dovuto al fatto che io non la so utilizzare. È stata una delle prime volte che l'ho utilizzata. Però dubito che anche in situazioni più competitive possa essere utile. Forse mi sbaglio, però non saprei. Lo scopriremo solo col tempo. Intanto vi ricordo ancora di iscrivervi al canale nel caso in cui non siate iscritti e di attivare la campanellina. Mi trovate come sempre su tutti i social, Instagram, TikTok e sul sito Viola Fred Live. E guys, ci becchiamo alla prossima. Yeah.